domani la nona giornata, sicuramente il big match è quello tra l'ottava giornata, chiedo scusa, il big match è quello tra Palmese e Vibonese, poi ci sarà un'altra gara importante come Paola Anacri, ma i dettagli ce li racconta come al solito Vincenzo Tarsi, collegato con noi. Buonasera. Buonasera Antonio, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Come al solito mi bruci sempre anche le, diciamo, gli aggettivi e le cose che bisogna usare. Big match l'avevo già pensato io e l'hai detto tu. Vabbè, era per lanciare. Vuol dire che siamo in sintonia. Sì, ecco. Sì, alla fine sì, ma non è che ci vuole chissà che cosa per capirlo, no? Sì, sì. No, giusto, avevo preparato un bracosina così. E niente, vabbè, come hai detto tu, è questa ottava di giornata. Vorrei cominciare un po' con qualche numero, ricordando ai nostri radioascoltatori che ci sono alcune squadre che ancora, per esempio, non hanno vinto in casa, come il Brancaleone e il San Biagio. Oggi vorrei cominciare così, con questi numeri. Vorrei ricordare che in casa ancora sono imbattute la Palmese, il Gallico Catona, la Vibonese, il Cutro e l'Isola Capo Rizzuto. E fuori casa, ancora, nella casellina 1-0, c'è il Bocale, il Conigliano, la Tarionovese e il Sessale. Il Guardavalle che non hanno vinto, il Guardavalle ancora non ha segnato un gol fuori casa. Ecco, giusto per ritornare un po' ai nostri numeri del campionato d'eccellenza, una giornata, quella di domani, l'ottava, che appunto gli occhi sono puntati su questo Palmese Vibonese, ma direi molto interessante anche per la classifica questa Paolana Acri. Quindi il match clou della giornata quindi sarà questa Palmese Vibonese, dove i padroni di casa di mister Salerno, dopo la prima battuta al resto del campionato domenica scorsa a Isola, cercheranno e vorranno sicuramente riprendere la corsa verso questa Serie D, allontanando sicuramente una diretta concorrente pericolosa come la Vibonese, che è in buona salute, reduce da due vittorie consecutive, e quindi vedremo anche per la Palmese se è stato un episodio per una partita presa sottotono. Però sempre rispettando che anche la bella prestazione della squadra di Leone dell'Isola Capo Rizzuto che ha effettuato domenica scorsa. L'altro match anche d'altissima classifica, direi, appunto, come ho detto prima, è questo Paolana Acri, dove i padroni di casa sicuramente faranno di tutto per tornare alla vittoria e rientrare in questa griglia playoff che avevano occupato sin dall'inizio del campionato. Sarà un match equilibrato e combattuto sicuramente contro gli ospiti di mister Pascuzzo, che puntano quindi a ripartire dopo lo stop interno di domenica scorsa in casa, il primo contro questo Gallico Catona che sta ritornando su. Infatti questo Gallico Castrovillari, sia per i padroni di casa di mister Franceschini che per gli ospiti di La Canna, che sono con risultati abbastanza alternanti, il Gallico ha fatto sicuramente meglio, anche se hanno mostrato buone cose, alcune volte sono state punite anche da episodi, diciamo. Però sarà un match sicuramente combattuto, che entrambi puntano a trovare, servono per trovare quella continuità, e ai cosentini sicuramente cercheranno di risalire la classifica, che li vede un po' staccati dalle zone alte. Poi non si può non parlare certamente del Cutro, che dopo il primo pareggio incassato domenica scorsa vuole confermare il suo fattore campo, dove ha sempre vinto 3 vittorie su 3, per mantenere questa alta classifica della squadra di Morelli. Quindi una gara che sulla carta sembrerebbe senza problemi per la dedicata, però sarà sempre dura contro gli ospiti di questo mister Germano, che vuole recuperare un po' di morale ai suoi giocatori per cercare di risalire la china ed evitare brutte sorprese. Un altro cosa interessante sarà quello tra i San Biase e l'Isola Capo Rizzuto. Gli ospiti di Solani sicuramente sono in gran forma, vengono da 3 vittorie consecutive, domenica hanno inflitto la prima sconfitta proprio alla capolista, e quindi vedono già questa griglia playoff molto vicina, cioè ci sono quasi dentro, e contro questo San Biase che piano piano adesso in questo sta muovendo la classifica, già da 3 settimane, seppur con 3 pareggi, continua ad avere comincia ad avere un po' di continuità, molto importante sicuramente per i ragazzi di Peppe Rosati. E ricordiamo, come ho detto prima, che il San Biase non ha mai vinto in casa come il Brancaleone di La Pace. Se vuoi continua ancora, ci fermiamo un attimino perché possiamo approfondire quello che è l'argomento appunto principale, la giornata di domani, appunto questa gara tra Palmese e Vibonese. Abbiamo il tecnico per la prima volta, poi abbiamo l'opportunità di sentirlo in diretta qui su Stadio Radio, e lo ringraziamo per aver accettato l'invito. È caduta la linea, perfetto, vediamo di riprendere subito il collegamento, perché dovremmo avere Gaetano Di Maria
in linea con noi per parlare di questa gara appunto tra Palmese e Vibonese. Intanto, secondo te, Vincenzo, chiaramente se dovesse in caso di vittoria la Vibonese si riapre, si infiamma sicuramente il campionato di eccellenze che al momento vede solo la Palmese come maggiore accreditata nonostante la sconfitta di settimana scorsa in casa dell'Isola, però una vittoria della Palmese potrebbe mettere già alla settima giornata, secondo te, o l'ottava giornata, una croce su questo campionato? Ma tu ti riferisci alla Vibonese sicuramente, perché sì, la Vibonese sarà attaccata, poi è chiaro, salendo su va a 21 punti la Palmese, quindi è ben lontana di 7 punti la Palmese e comincia alla Vibonese, quindi sarà difficile, però gli altri ancora hanno opportunità di portarsi sotto. Domenica scorsa la Palmese e l'Agri, pur uscendo sconfitte, sono state avvantaggiate dai risultati degli altri, solo il Galli ha fatto risultato, la stessa Vibonese, ma erano già lontani, e quindi vedi, vuol dire che quando hai punti in cascina e sei davanti li puoi già cominciare a gestire in un certo modo. Ha fatto meno male, direi, la sconfitta della Palmese, poi una sconfitta fuori casa contro una buona squadra, non ha dato molto motivo di preoccupazione, direi, al di là di quello che ha detto il presidente Carboni, sì. Però penso che è questo, gestire i propri punti, ecco. Scusa Vincenzo, ti interrompo, così salutiamo, sì, subito Di Maria, che è collegato nuovamente con noi. Buonasera mister. Buonasera, ma non la sento benissimo. Buonasera a tutti. Vediamo di migliorare l'audio che le arriva lì il suo ritorno, in definitiva. Va meglio adesso? Sì, un po' meglio. Perfetto. Benvenuto, grazie per aver accettato l'invito. Prima volta che la sentiamo in diretta qui su Stadio Radio. Spero ci conoscerà come realtà giornalistica. Allora, domani una gara importante, e chiaramente siamo ancora all'ottava giornata, non so quanto possa influire sul verdetto finale. Certo è che, come dicevamo poco fa, con me c'è Vincenzo Tarsi in collegamento telefonico, la Palmese che è lì davanti può gestire quello che è il vantaggio e magari domani giocare anche per un due risultati su tre, diciamo, no? Per la vittoria e magari il pareggio. Intanto parliamo della Vibonese. Che settimana è stata e come avete preparato questa gara? Ma settimana come tutte le altre, noi prepariamo ogni settimana la stessa intensità, la stessa cosa. Sicuramente la partita che ha da affrontare, la squadra che affronti, che fa pensare di preparare in modo diverso le partite, ma penso che siano tutte la preparazione di una squadra sempre uguale, ecco. Sappiamo di incontrare una grande squadra, sono lì primi meritatamente in questo momento, è giusto che abbiamo il grandissimo rispetto di questa squadra. È chiaro che sentite la necessità di fare bottino pieno domani, no? Per riavvicinarvi alla testa della classifica. Ma noi cerchiamo di fare una gara importante, poi quello che verrà lo vedremo a fine gara, però credo che i presupposti devono essere quelli di fare una gara importante contro una squadra, come ripeto, importante. Bene, Vincenzo Tarsi è con me che le vorrà fare subito una domanda. Vai Vincenzo. Sì, buonasera mister. No, le volevo chiedere, in queste prime 7 partite, qual è stata la partita e i punti che le mancano? Ma l'ho detto un tempo fa, secondo me i punti di vocale, nel senso che secondo me meritavamo di vincere nettamente e poi è andata come è andata, perché credo che Castrovillari sia stato un passaggio a vuoto dove non abbiamo fatto niente per fare risultato. Loro non hanno, è stato solo una volta che hanno tirato in porta, però noi secondo me come atteggiamento non abbiamo fatto bene, per cui alla fine ci mancano i 2 punti, tutto sommato stiamo facendo il nostro percorso, ecco. Mister, per domani tutti disponibili? Eccetto Ritano, sì, Ritano solamente, poi il resto del gruppo è a disposizione. Abbiamo avuto qualche problema in settimana, qualche acciacco, anche perché noi abbiamo un problema sempre dei campi, non avendo la disponibilità del campo del centrale, abbiamo sempre problemi sui campi, per cui abbiamo avuto qualche problemino, però spero di risolverlo entro domani, di avere tutti a disposizione. Guardando l'avversario, quale giocatore teme di più? In particolare, quale ha raccomandato di più ai suoi uomini? Ecco.
Ma io credo che sia naturalmente davanti, sono bravi, no? Piemontese e Saturno stanno facendo bene, però credo che sia il complesso di una squadra importante che sta facendo le cose per bene, i risultati stanno dando ragione, però io credo che domani è la nostra partita, però credo che ancora il campionato è molto lungo, ci sono altre squadre importanti che stanno lì, per cui credo che sia una tappa importante di un percorso. Sì, sicuramente. Vincenzo, vuoi chiedere altro al mister? No, volevo trovare, volevo chiedere le difficoltà che ha trovato in queste prime partite rispetto al suo campo, dove si allena e gioca la Vibonese, rispetto agli altri campi dove è andato a giocare. Non ho sentito bene. Volevo dire se ha trovato difficoltà anche nelle partite che è andato a giocare fuori casa rispetto dove la sua squadra si allena e gioca, il campo di Vibo. Ma sicuramente noi ci alleniamo in un campo, purtroppo abbiamo solo questa disposizione, le misure sono 45x90 e di conseguenza andare a giocare poi in campi molto più grandi, regolamentari, su certe misure abbiamo in difficoltà, però è un discorso che spero di risolvere nel momento in cui si possa entrare almeno un paio di volte a settimana sul nostro campo per avere le misure giuste, però sicuramente delle problematiche ci sono, ecco, anche nel fatto delle palle inattive, tutto un po' il discorso generale. Quindi domani il fatto che si giocherà sulla terra battuta, questo potrebbe comportare secondo lei anche qualche difficoltà per la sua squadra? No, io credo che di no, in queste partite non c'è la difficoltà, io credo che sono delle partite dove tutte le difficoltà vengono in secondo piano e dobbiamo stare concentrati su quello che è l'attuale, domani, ecco. Bene, un'ultima battuta, lei crede che la sconfitta in casa dell'Isola Caporizzuta, poi per come pure maturata, no, per la Palmese, questo caricherà di più la Palmese o magari ha rovinato un po' la settimana ai neroverdi? Questo non lo so, dovrebbe chiederlo a loro. Io credo che nel campionato una sconfitta, le sconfitte qualcuna devono avvenire, penso che sia una squadra matura e nello stesso tempo esperta da poter sopportare anche una battuta d'arresto. Certamente. Vincenzo, vuoi aggiungere altro? Altrimenti salutiamo il mister. In bocca al lupo. Ecco, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Buona serata, grazie al tecnico Di Maria, intervenuto qui su Stadio Radio. Vediamo se riusciamo invece ad avere appunto l'altro allenatore della Palmese, Rosario Salerno. Abbiamo provato prima, però non siamo riusciti a raggiungerlo. Facciamo un altro tentativo. Vincenzo, ancora su Palmese Vibonese. Una gara che, come dicevamo, come hai detto tu, hai sottolineato tu, consente alla Palmese, che sta lì davanti, sicuramente di gestire la gara. Ma non penso che in queste partite, specialmente all'inizio del campionato, adesso la Palmese voglia gestire. Questo lo potrebbe fare più avanti, Antonio, perché due punti, cioè soltanto. Ma io sai a cosa mi riferisco? Perché sì, spesso parliamo e commentiamo delle cose dando per scontato. Noi diamo, almeno io personalmente, ma penso molti altri, come le principali contendenti per la vittoria finale, per l'organico che hanno, per la struttura societaria, Palmese e Vibonese, c'è anche Lacri, per carità, però in questo momento proprio la Vibonese chiaramente si potrebbe rilanciare, no? E la Palmese, tenendola a debita distanza, potrebbe così gestire anche il resto della stagione pian pianino, anche se il cammino è lungo. Però io penso che dal punto di vista dell'organico la Palmese sia più completa, ha molti più archi, più frecce nei suoi archi, ha una bella rosa, Salerno può gestirla in modo veramente importante, ha perso sicuramente Angotti, però ho già detto domenica scorsa, c'è Mangiapane, c'è Saturno, ci sono giocatori importanti, c'è Piemontese davanti, c'è Fabio, da questo punto di vista un po' la Vibonese è un pochino dietro, quindi penso che la Palmese ha queste frecce in più. Poi il campionato è lungo, succede quello che è successo come domenica scorsa a Isola Caporizzuta, che incontri la squadra che fa la partita
della domenica perfetta in tutti i sensi, magari la Palmetta era un po' sottotono sicuramente, non ha giocato come tutte le altre partite e quindi esce fuori questo risultato e si torna a casa senza punti. E poi qui entra in ballo la gestione del campionato, però ancora la Palmese sì ha qualche punto di vantaggio, è stata fortunata che l'Acri ha perso in casa e quindi ancora è nella fase di gestione, però domani non penso che Salerno voglia giocare per il pareggio, anche la Libore, però Salerno vi giocherà, è giusto che sia così, in casa per vincere la partita. E lo chiediamo proprio a colui che tiene quest'arco in mano con tante frecce a disposizione, Rosario Salerno, buonasera mister. Ciao Antonio, buonasera, ciao Vincenzo, ciao. Ben ritrovato, un po' domani farà la parte del Robin Hood, vorrà togliere alla Fibonese per mettere ulteriori punti in cassa. Mister, allora com'è passata questa settimana? Beh, è stata una settimana diciamo di concentrazione, di lavoro sugli errori che sono stati fatti domenica. Si è un pochino esagerato secondo me sulla partita di domenica, perché secondo me anche se l'Isola ha fatto una buona partita, alla fine ha creato dietro tre occasioni, ma due tre traversoni. Non sono state partite, il mio portiere non ha fatto solo una parata a livello della cosa, però non abbiamo avuto l'approccio delle altre partite, e questo sicuramente abbiamo sbagliato approccio, eravamo sempre in ritardo sulla seconda palla, e quindi è stata una partita importante anche per noi, perché abbiamo capito che non bisogna mollare niente, perché le squadre che giocano continuano è giusto che facciano la loro partita, ma no, però sappiamo che la Libonese sta crescendo piano piano, e quindi sappiamo che la partita domani per noi è fondamentale vincerla, perché dobbiamo vincere per allontanarci di nuovo da loro, perché se le cose non vanno come devono andare, giustamente poi la classifica inizia a essere un pochino delicata, anche perché c'è il Catona Gallico che sta marciando pure a buon passo, e quindi la speranza che domani noi facciamo la partita, basta fare le partite che abbiamo fatto, le prime sei partite, io se facciamo quelle secondo me non abbiamo problemi. Al di fuori dicono che il blasone dell'Isola è il blasone Tauro Novese, un blasone ora, io non ho visto tutta questa differenza tra l'Isola e le altre squadre che sono andate a incontrare. Nell'Isola ci sono due giocatori che sono di categoria, di un buon categoria, che è Marano e Rizzo, però il resto ho visto un livello normale, non ho da sottovalutare le altre squadre, perché questo mi ha dato un po' fastidio, perché si è pensato che le sei partite che ovviamente noi ci sono state vinte così, a caso, perché erano scarse le squadre, e questo è stato un pochino preso sotto. Non ho capito quest'ultima parte, mister, può ripetere? Le ha dato un po' fastidio? Mi ha dato fastidio perché come se noi abbiamo fatto il primo test importante, che è l'Isola, che secondo me l'Isola è a livello delle altre squadre. Vabbè, io onestamente la valuto un gradino sopra le altre. No, io quelle che ho visto io, Antonio, hanno due giocatori importanti come Marani e Rizzi, che sono giocatori che possono stare tranquillamente nella squadra importante, però il resto è un gruppo sano, ha lavorato bene Carmine, ha fatto un buon lavoro, però non ho visto grosse differenze delle squadre che ho vinto le partite. Sì. Questo, cioè, se devo valutare il Sersale con l'Isola, devo dire che il Sersale negli ultimi 5 minuti mi ha messo più in difficoltà dell'Isola. Cioè, questa è stata la... Vabbè, ogni gara ha una storia a sé, io penso che quella di... Quella di Isola sia stata, mister, io penso che quella di Isola sia stato solo un intoppo nel cammino della Palmese, e non di più, perché può capitare la giornata storta in tal senso. Noi, cioè, perché è indubbio il valore della Palmese, dell'organico che ha e che può fare suo sicuramente questo campionato, come domani può tranquillamente affrontare a viso aperto la Fibonese. È strano che lei si preoccupi un po' di un'eventuale sconfitta, mi pare di aver capito che eventualmente riaprirebbe un attimino il campionato, ma riaprirebbe fino a che punto? Comunque la Palmese ha un organico importante. Io con la squadra abbiamo parlato tanto questa settimana, abbiamo capito dove sono stati fatti gli errori, e speriamo di non poterli più
commetterli, cioè non c'è stata la fama che abbiamo avuto al Sersale, capito? No. Ecco perché ti faccio capire il livello qual è stato. Non abbiamo avuto, se era 1-0 a favore mio, al 94esimo quella palla che ha tirato in porta il mio giocatore, cioè il centrocampista che era su quella palla, ci andava più arrabbiato per difendere il risultato. Sì. Eravamo un po' vuoti con e Vincenzo l'ha vista la partita. E quindi cioè, è mancato proprio questa rabbia. Vincenzo. Sì, ma io ho parlato con Rosario e infatti è questo. Io ho detto che la Palmetta ha giocato sottotono, non le ho viste le altre partite. Però l'Isola sicuramente ha fatto la partita perfetta. Però la sua squadra ha giocato, come dice lui, senza quella cattiveria. Non ha giocato con l'agonismo e non ci ha messo quella scaltrezza che dovrebbe avere questa squadra. Ecco, solo qui può essere la cosa, però diamo merito sicuramente all'Isola che ha fatto una grande partita, ecco, per battere una Palmetta. Antonio, Vincenzo, tu sì, l'hai vista, sì. Con tutto ciò che ha fatto una bella partita, il mio portiere sì. Ha fatto una parata solo sul tiro di Marano. Sì, ho capito, non è no, per farti capire, no, per farti capire. Per farti capire che noi per noi è stata da lezione capire determinate cose, spero che questa partita possa andare. No, ma non è questione di lezione, Rosario, non è questione di lezione. Io penso che sul caso sia stata questo, quello che hai detto tu, è stata una partita che voi avete preso un po' sottotono, non avevate quella cattiveria che è necessaria al campionato d'eccellenza. Io ho visto, te lo devo dire sinceramente, dei giocatori di categoria superiore che giocavano come se giocassero in una categoria superiore. In questa partita non si sono calati nella partita d'eccellenza. E quindi l'isola che correva, devo dire. Sì, ma io non sto snaturando l'isola, siccome sono state fatte le cose un pochino durante la settimana, durante il percorso. Primo test importante. È un campionato di eccellenza, voi tu lo sai com'è, voi lo sapete com'è, è un campionato difficile e fino a quando non lo vince finalmente hai vinto. Abbiamo trovato un'isola preparata, questo è fuori di dubbio, era preparata su tutte, anche perché ho avuto un mio ex giocatore là, Rizzo, che sapeva tutto il nostro lavoro, perché è andato via non per mia scelta, per motivo di numero. È stata fatta una scelta faticosa perché alcune cose bisognava andare a equilibrare il bilancio, ma non è stata fatta la scelta perché Rizzo non era valido per protestare nella nostra squadra. Quindi Rizzo sapeva tutti i nostri meccanismi, quando vuole che poteva essere. I miei giocatori siamo entrati, forse non essendoci neanche in banchina, magari è mancato quello spirito di più, quella carica che io do. In base, noi in mezzo non dipendo io, però magari gli mancava quella spinta per potergli dare l'occasione giusta, però questa non c'è stata, per noi è servita tanto perché ci fa stare ancora di più con gli occhi aperti e di essere più concentrati su tutte le partite, è sicuro. Sicuramente. Rosario, ma questo non è assolutamente, non penso che è successo l'altra settimana, un processo alla Palmese, non esiste proprio, perché una squadra che è in testa al campionato ha fatto 16 gol, ne ha subiti solo 4, e quindi è una squadra che è in testa al campionato, cioè una sconfitta ci può stare, assolutamente, non è successo assolutamente nulla. Le polemiche, tu sei uomo di sport, le polemiche lo sai come succedono, devi sempre subirle, devi far finta di nulla, devi restare con la tua squadra, raccontare lo spogliatoio nel silenzio, e sai meglio di me come fare, insomma, ecco, penso che sia questo. Andiamo di tutto, ti volevo chiedere, torniamo al calcio, insomma, ecco, che è la cosa più importante. Anche la gara di domani, no? Scusa, parla. No, ti volevo chiedere, tornando al caso, la gara di domani, tu che sei un amante, uno specialista del 4-3-3, no? Io ho visto la partita, hai pensato nel corso del campionato o di qualche altra partita di poter cambiare questo magari modulo di gioco adeguandolo, forse io non voglio fare il tecnico, forse con un piccolo cambiamento si adeguerebbe meglio in fase d'attacco ai tuoi giocatori o no? Ma no, noi abbiamo due o tre modi che abbiamo preparato sempre per l'azione, e poi in corso sono arrivati Fodelaro e Mangiapane. Io non posso snaturare i due moduli che ho preparato perché
sappiamo il lavoro che abbiamo fatto e fino a quando non c'è una condizione federale che piano piano la condizione sta trovando, ma il Giappone che deve abituarsi più ancora a questa categoria, devo avere il tempo giusto per poter assimilare un altro tipo di modulo, per poter dare di più la possibilità a Piemontese, perché è rimasto, diciamo, senza, con l'importunio di Angotti un po' abbiamo avuto, siamo stati penalizzati su questo punto di vista, e quindi devo inserire piano piano nel loro meccanismo. Però questa squadra è assimilata bene per questo modulo 4-3-3, perché se facciamo tutti i lavori che prepariamo durante la settimana, non c'è la difficoltà che Piemonte si possa rimanere da solo davanti, come è successo domenica a Isola in alcuni frangenti della partita. Sì. Quindi su questo noi abbiamo provato due moduli, che la partenza era 4-3-1 e 4-3-3 per i giocatori che abbiamo. Questo è ovvio che devono adattarsi Federale e Mangiapane, devono calarsi in questa realtà, e giustamente devono entrare loro. Io giustamente per due giocatori non posso snaturare un lavoro che la squadra ha già assimilato abbastanza bene, con tutto ciò che è stata costruita quasi nuova, no? L'entrata di cresci bene. Io ho avuto la fortuna di avere già giocatori come Saturno e Cordiano che sanno come la penso, Fabio. Ecco, stiamo avendo anche Fabio in una condizione che ha avuto un problema al polpaccio, per dire, e non l'ho potuto utilizzare dall'inizio perché ha subito una botta la settimana scorsa, e quindi è un giocatore importante, secondo me è uno dei più importanti dell'eccellenza, è quello che ti fa la giocata, è quello che ti salta l'uomo, e non lo posso utilizzare perché sta avendo questo problema al polpaccio, e quindi anche questo è un po' di difficoltà, è così, è questa la difficoltà che possa essere. Ma mister, sì, le volevo chiedere, ci sarà anche il pubblico delle grandi occasioni, no? Domani conterete tanto sui vostri tifosi, presumo. Sì, noi contiamo sempre, ogni domenica. Soprattutto domani, no? Soprattutto domani. La Ribollezza, bisogna avere rispetto, perché è stata una squadra che è stata nei professionisti, e questa è la cosa più importante. Bisogna avere rispetto perché è una società sana, ha lavorato tutta l'estate, hanno portato giocatori importanti come Ruscio, come Cosenza, cioè, come Ruscio, come Cose, cioè Tomà, Bertini, hanno davanti, hanno Allegretti, hanno gente da darti, cioè gente di categoria senz'altro superiore, quindi secondo me sarà una grossa prestazione, ci sarà una buona partita, una bella però partita. Di fatto loro sono partiti un attimino in sordina, no? Non hanno carburato, ora un attimino sono in ripresa, certo domani in caso di vittoria farebbero un colpaccio, no? Si rilancerebbero anche a livello di entusiasmo quindi, certo. Al contrario, con una vostra vittoria, a parte un allungo, no? Su una importante e diretta concorrente, anche potreste così far calare il buio tra virgolette, no? Su di loro. Vabbè, però anche se noi vinciamo andiamo a 7 punti, io secondo me ancora un po' presto dare delle ma con Vincenzo dicevamo avete l'opportunità di gestire meglio anche, no, in caso di vittoria. Sì, sono le partite, però tu sai, Antonio, non è come l'anno scorso il campionato, che c'era una sola squadra, la Rocella, e le altre eravamo squadre da poter tenere il passo, però fino a un certo punto poi si è vista la differenza. Quest'anno no, il Catone è una squadra organizzata già dall'anno scorso, Franceschini gli ha dato quella esperienza in più a livello calcistico, per l'esperienza calcistica che ha fatto. L'Acri ha migliorato molto con Delfo, Maio, scusa, Delfo e come si chiama? Insomma, l'Acri è un'altra squadra. C'è anche Paolo Gallo, no? Vabbè, che è stato riconfermato. Leta anche al centrocampo. Quindi ha preso due giocatori che mancava in questa squadra, che era già forse l'anno scorso, quindi è un campionato diverso quest'anno. Noi abbiamo un'ottima squadra, noi puntiamo a vincere il campionato, perché l'ho detto al primo giorno, non mi nascondo, il mio presidente è un pochino saggio, che parla di playoff e non playoff, io parlo direttamente, perché noi dobbiamo vincere il campionato. Vabbè, nemmeno il presidente può più parlare di playoff, dai, è normale, no, è inutile nascondersi. Il presidente ha paura, poverino, può darsi che alla vuole tenersi, no, invece noi, io devo dare questa mentalità, perché noi dobbiamo vincere il campionato, poi se ci riusciamo è bene. Paura di che, scusi mister?
Il presidente ha paura di che? Di sbilanciarsi? No, Ma fa bene. Il fondo è diverso. L'allenatore parla di fare un campionato. Sì, è vero. La società parla di divisione. Invece io sono di quella situazione. Vabbè, Rosario, ti hanno preso per vincere il campionato, dai. No, guarda, all'inizio non era questo il progetto, Vincenzo. No, all'inizio all'inizio il progetto era fare il campionato di playoff con i giocatori che avevano confermato loro e i giocatori che sono arrivati con il mio che il presidente aveva già chiamato, e io per me erano giocatori che potevano poi cosa ha cambiato i piani, mister? E poi il 13 agosto c'è stata l'occasione di prendere il Piemontese. Sì, vabbè, con l'occasione, la prima occasione è stata il discorso di Piemontese. Quando abbiamo preso il Piemontese abbiamo deciso che non ci potevamo più nascondere, perché prendendo Piemontese non hai bisogno di fare di fare i playoff, devi cercare di vincere il campionato. Quindi poi è arrivato Foderaro e poi è arrivato Mangiapane con la speranza che lui e con i giocatori che ci possa fare il salto di qualità su tutti i punti di vista. Perché questi giocatori non lo fanno la differenza, perché se non fanno la differenza sono giocatori che non possono stare in queste categorie. Questa è la realtà. Va bene, Vincenzo. Vuoi chiedere altro al mister, altrimenti chiudiamo qui questo, o se vuole aggiungere niente. Volevo sapere in questo suo modulo se dovesse cambiarlo Mangiapane dove lo vedrebbe bene, dove lo vede insomma. Potrebbe fare 4-1, fare la mezza punta davanti al dietro la Piemontese, avendo i due esterni Saturno Foderaro, Saturno Fabio Saturno, insomma. Questa è la tua idea. Fino a quando. Sì, perché da dietro mi potrebbe giocare anche dietro, però se non si migliora la condizione ottimale al 100%, là è una zona troppo delicata. È per queste categorie che ti attaccano, che ti impediscono, quindi non possono. Non avere giocatori che possono essere. Non avere gamba. Quindi certo. Ci vuole quantità e qualità. Lui c'ha la qualità e la sua qualità non si discute. E quindi. In bocca al lupo per domani, grazie per l'intervento, grazie. Mister. Ciao Antonio. Buona serata. Ciao Vincenzo. Buonasera. Bene, abbiamo dato ampio spazio a questa gara che alla fine Di Maria diceva l'abbiamo preparata come tutte le altre, ma forse ci può stare, non lo so, perché comunque vedo che c'è tanta attesa soprattutto in casa palmese, no? Anche perché bisogna subito riscattare quella sconfitta di Isola, giusto Vincenzo? Quindi era subito. Volevo anche lì aggiungere che come diceva Rosario prima, che l'anno scorso il campionato era diverso perché c'era Rocea, però volevo dire che noi stiamo parlando della stessa situazione alla settima giornata rispetto alla settima giornata l'anno scorso in Rocella mi pare che ha perso la prima partita in casa e poi le aveva vinte tutte ed era più o meno sulla stessa linea della Palmese, ecco. Sì. Quindi non dobbiamo andare a vedere la fine del campionato, dobbiamo valutare domenica per domenica gli stessi risultati e lo stesso periodo. Sì, assolutamente, e se vogliamo fare il confronto con la passata stagione, perché certo, sono cambiate poi tantissime cose, no? È tutt'altro campionato. Bene, su quella che è la prossima giornata di eccellenza abbiamo fatto, rileggiamolo: Brancaleone Sersale, Gallico Catone Castrovilla, Ricutro Corigliano, Guardavalle Bocale, e poi tra l'altro ci sarà l'esordio del nuovo tecnico. Volevo finire quel pezzettino, perché sennò poi mi richiama qualcuno prima di dice che non parlo della Scalea, non parlo della Tale Novese e di qualcun altro. Sì. Vai. Perché poi me lo scrivono sulla pagina di Facebook, mi mandano i messaggi. Vabbè, no, torniamo al mancava lo Scalea che attende la Torinovese per continuare questa sua striscia positiva. Ricordiamo le ultime tre partite 7 punti, la squadra di Gigi Carnevale, quindi sicuramente vincolata anche dalla prima vittoria esterna, e non vuole fermarsi, continuare a salire un pochino su questa classifica, e dovrebbero essere favoriti contro questi ospiti di Mister Nava che ancora sono molto discontinui, e qui però sicuramente venderanno come al solito cara alla pelle il Brancaleone di La Pace. Cerca la prima vittoria interna per espugnare il suo campo, il Pasquale Borrello, e dopo il Penetoni 2-0 a Corigliano, e contro un Sersale che è stato decimato in settimana dal giudice, mi pare 3 giocatori più il presidente non prenderanno parte alla trasferta,
e quindi hanno l'opportunità la squadra di fare di la pace di lanciarsi almeno in zone tranquille, ma non sarà come anche per loro molto semplice contro la squadra di Mancini, che è sempre pungente, che non, sicuramente si trova in una situazione che non può perdere altro terreno e per non rimanere. Poi c'è stato un innesto pure, no? Hanno preso Corosa Uniti. Sì, è il ritorno, diciamo. Sì, un ritorno, esatto. No, un ritorno, è tornato a Beach Soccer e quindi è un innesto molto molto importante per la squadra di Mancini e per la sua difesa. È un uomo con Rosiniti che ritengo uno dei più forti centrali del campionato d'eccellenza, che può tenere da solo la difesa, e infatti negli anni precedenti si è visto benissimo. E per ultimo questa sfida tra Guardavalle e Bocale, dove questi giallorossi catanzaresi sono ultimi con 4 punti e che dopo il cambio di allenatore sperano e sono alla ricerca di quello scossone che vuole la dirigenza, che per dare morale, che serve per uscire sicuramente da questa situazione, ma di contro c'è questo Bocale che anche lui viene dalle due risultati utili positivi, un pareggio e una vittoria, tra cui la prima domenica scorsa in casa proprio contro la forte paolana del nostro amico Aldo Longo. Taverniti ha detto inizia domenica il nostro campionato, il direttore generale del Guardavalle, sì. Quindi sì. Chiaramente si riparte da zero, abbiamo avuto una falsa partenza, vediamo di ripartire anche con questo cambio tecnico, sperando di dare nuovi stimoli, convinti che l'organico che abbiamo sia utile per centrare la salvezza. Sì, anche perché tu vedi la classifica, Antonio, dal Castro Villari al Guardavalle ci sono tutte queste squadre che sono racchiuse allo spazio di 4 punti, quindi basta una vittoria per salire su e poi ritrovarsi su. Anche il Guardavalle, che è ultimo in classifica, guarda, davanti ne ha 3 che sono solo a 1 punto, vincendo potrebbe addirittura scavalcare lo stesso Bocale, che è 12° in classifica, quindi sono molto cioè non c'è quello stacco come c'era l'anno scorso o altri anni, quando già alcune squadre erano già condannate alla retrocessione.